La copertina firmata da Fernando Siani questa sera ad aprire una nuova puntata di Monday Night nel lunedì sera di Sport Italia. Non ci sono stati Monday Night in Serie A, in Serie B, in Serie C. Invece il derby toscano va al Siena che vince 2-0 a Pistoia contro la Pistoiese. Ovviamente parleremo anche di Coppa Italia, ma in primo piano ci sono proprio le polemiche del post Fiorentina-Inter. Oggi ha parlato anche Beppe Marotta, lo sentiremo tra pochissimo al microfono dei nostri inviati. Ne parleremo con tutti i nostri ospiti. Buonasera, ben ritrovato Giancarlo Padovan. Buonasera, Ciao, buonasera a tutti. Buonasera direttore, buonasera anche, ben ritrovato a mister Bortolomuti per parlare anche della leggera flessione, anche naturale direi, dell'Atalanta. Buonasera mister. Ciao, ciao Michele. Sull'Inter ha saputo che la copertina era dedicata ai nerazzurri, ha risposto presente, sempre un grandissimo piacere e onore averlo in studio Sport Italia, Evaristo Beccalossi. Grazie, buonasera a tutti, ciao. Buonasera, tra poco presenterai tu l'ospite da Roma, quindi preparati a fare il conduttore, Luca Serafini, per parlare del Milan e della Coppa Italia. Buonasera, Luca. Buonasera a tutti. Buonasera, ieri è stato un pazzo a twittare perché poi sono arrivati 3.000 messaggi sotto. Ma come, ma cosa dici? Ma sei un pazzo. Allora l'abbiamo chiamato, doveva arrivare in settimana. Abbiamo detto no, anticipa. Presente a Monday Night anche il collega di Radio 24, Giovanni Capuano. Ciao Michele, buonasera. Saluto anche quelli che sono andati un po' sopra le righe. No, ieri sera. Ma ti hanno insultato. Tra 7-800 ci sono stati anche quei 3-400 che hanno un attimino esagerato. Quelli equilibrati. No, quelli no, equilibrati. No, io devo dire una cosa. Posso emendare l'ottimo servizio d'apertura? Intanto c'è un precedente di una chiamata al VAR con confermata una decisione totalmente sbagliata. Bologna-Udinese, andatevi a rivedere il rigore che fu confermato in Girone campo. Sì, no, ma per dire, no, però, fa, perché adesso ci sarà Udinese, però questo è un cortocircuito. E la seconda cosa, che ieri il VAR non è stato perfetto. Ieri è stato perfetto e poi si è perso anche lui e non ha dato ad Abisso la carta per uscire dal casino in cui Abisso si stava infilando, facendogli vedere l'immagine 3 secondi prima del fallo di Chiesa su D'Ambrosio. Ed è un errore grave, concettuale, perché da playlist, da come devono lavorare i varisti, loro sono obbligati ad andarsi a rivedere la fase d'azione d'attacco sui gol e sui rigori. E ieri Fabbri, che è al VAR, è stato molto molto bravo, ma anche lui sull'ultima azione è andato in confusione, credo anche lui sotto pressione, sì, perché sono tutti in tilt. Va bene, scusa, perché sono curioso. Poi lo presentiamo oppure sulle note di Rosa Viola nessuno, di Gaemon, ospiti non c'è. Presentato anche. Cioè, non c'è più nessuno di ospite. No, ho detto fai il conduttore e presentalo, dai. Ciao mio amico Luca Serafini. Ciao Luca. Mi ha già a Roma. A Roma. Devi presentare il personaggio no, di Roma. No, non lo presentare no, lui. Cioè, no, scusa, dai, non vado via. No, non mi puoi presentare. Pedulla da Roma. Buonasera, Alfredo Pedulla, ben ciao, ritrovato. Ciao, ciao Fredino. Ma come mi presenti? Ciao, ma come hai presentato? Buonasera a voi, ciao Michele. Tuttologo, perché non dormi mai, sai tutte, dal calcio sai in tutte bianco le e nero, informazioni, al calcio a colori. Il mercato, no, tu hai sai fatto tutto. Tutte, tu hai fatto tutte le correnti, tu dal calcio in bianco e nero al calcio a colori non hai sbagliato un colpo. Quindi, Bologna, il vero tuttologo sei tu. Ma, ci parlerà sia anche perché oggi Mihajlovic, in vista dello scontro era un complimento con l'Udinese, per lo la salvezza, ha detto siamo carichi, crediamo nella salvezza, la Juventus ha vinto ma ancora non ha convinto, parleremo dei bianco neri. Tra poco torneremo su quelli che sono gli spunti interessanti, come sempre, di Giovanni Capuano di Radio 24 per parlare dell'Inter, delle polemiche, sentire Beppe Marotta, ma prima c'è una cosa. Super spot. Può partire la discussione dopo il super spot, come da indicazioni di Giovanni Capuano. Ieri non ha funzionato il VAR, soprattutto nell'ultima occasione, Evaristo Beccalossi da interista, 2 punti persi, ma soprattutto seguivo il rammarico per come è andata. Ma come andate, sì, la partita ce l'avevano in mano, però al di là della VAR, cioè lo strumento in questa annata secondo me è stato determinante in tante situazioni. E prima ti seguivo, Giovanni, con attenzione, questo, quell'altro, ma lì si tratta di vedersi anche bene, perché se tu hai la VAR a disposizione, cioè non puoi non veder bene l'episodio. Ma infatti c'è una falla in tutta questa cosa. Ieri è stata una cosa, non dire il regolamento, io sono sicuro che Abisso, fatta la doccia, nello spogliatoio gli ha rifatto vedere magari sul telefonino l'azione, avrà detto ma io che cosa ho fatto? Ho sbagliato. Gliel'ha detto Rizzoli di sicuro, questo te lo dico per certo. Però c'è una falla, ieri Abisso si è trovato in una situazione psicologica difficilissima da gestire. Si è trovato per la terza volta a dover andare
Firenze è uno stadio particolare, al VAR a certificare di aver sbagliato completamente partita, perché lui aveva sbagliato completamente partita sul calcio di rigore per il fallo di mano, aveva sbagliato completamente partita ed era a tre metri sul gol poi annullato a Biraghi, e aveva sbagliato completamente interpretazione. Ho capito, ma il problema non è la VAR, il problema è che uno non è scusami un secondo, allora, io ti sto dicendo una cosa, è chiaro che il colpevole è Abisso. Ho aggiunto una fish in più. Tutti dicono il VAR è stato perfetto, io vi dico che sull'ultima azione c'è una checklist precisa di cose che i varisti devono fare. Ti dico che ad Abisso non è stata proposta l'immagine del contatto fra Chiesa e D'Ambrosio 3 secondi prima del presunto fallo di mano, ed è stato un errore del varista. Ma allora spostiamo il tiro, VAR è uno strumento che ti deve aiutare. Se tu sbagli perché non si vedi bene o perché hai sbagliato, perché perseveri nell'errore, esatto, vuol dire che è un problema della persona, non è il problema del VAR. Il VAR ti permette di vedere le cose. Ma al di là della VAR, ma anche se il pallone avesse toccato un po' il braccio, non si danno quei rigori lì. Sono rigori assurdi. No, se il pallone avesse toccato il braccio, basta, dritti, ma possiamo stare a discutere. Quello il tema è che non l'ha toccato. Non l'ha toccato, ma anche se l'avesse toccato. Non si può discutere di quella cosa. Si può discutere. Per me non si possono dare quei rigori lì. È questa stagione. Come che hai piedi buoni. Il regolamento che stiamo vedendo oggi applicato in questo giorno di ritorno è diverso da quello del giorno d'andata, e lo stiamo vedendo in tante cose. I falli di mano venivano guardati anche nel giorno d'andata, ma noi vediamo i contatti bassi, vediamo tante situazioni in cui adesso il VAR interviene, e fino a 2 mesi fa il VAR non interveniva e giustamente ci lamentavamo perché venivano fatte passare delle situazioni dicendo ha visto l'arbitro, ha interpretato, il VAR non può intervenire. Però il VAR, e il VAR non è tecnologia, il VAR ci sono dietro gli uomini, ha delle falle. Secondo me l'idea che alla fine sia un arbitro che debba certificare sempre comunque di aver sbagliato in campo, sotto pressione può diventare una falla. Cioè, vorrebbe un aiuto in casi lì. Secondo me invece Giovanni vuole un'altra cosa. Vuole che l'ultima parola non sia dell'arbitro ma del VAR. Forse in certe situazioni il varista deve avere la possibilità di imporsi. Allora è sempre questione di o uomini. Di esprimersi in maniera più diretta. Voi sapete che è tutto registrato, gli arbitri riascoltano con Rizzoli, analizzano, e anche le comunicazioni sono codificate. C'è quello che il varista può dire, perché poi la responsabilità ultima è dell'arbitro, quello che non può dire. Ecco, probabilmente in quella situazione lì chi si trovava dietro al teleschermo doveva avere la possibilità di imporsi con maggior forza, capendo a che cosa stava andando incontro Abisso, che era una follia, ma del resto gliel'aveva detto richiamandolo in pochi secondi, dicendo vieni qui a rivederla, e quindi per definizione nella sua testa c'era un chiaro ed evidente errore. Io vorrei che, scusa Michele, no, certo, vorrei che Alfredo ricordasse chi è Abisso e come arbitrava in Serie B. Ecco, ti ringrazio. Allora, io penso di aver visto uno degli arbitri. No, io stavo aspettando giustamente il mio turno. Io, quando io ho visto delle cose di Abisso in Serie B, inenarrabili. Cioè, noi solitamente parliamo poco di arbitri, ma Abisso veramente non ne beccava una. Ha fatto delle partite da 3 e mezzo in pagella. Per me non è un arbitro pronto. Lui non può andare al VAR come si va la mattina al VAR a prendere un caffè ogni 10 minuti. Ma se quando hai 10 minuti, ogni tanto beccane una tu, devi guardarne, devi verificarne una tu. Quindi io ho ascoltato i vostri discorsi di tecnologia. Lui per me non è un arbitro pronto. In Serie B ha fatto più danni della grandine ed è stato promosso. Non entro nei meandri di queste cose, ma ha dimostrato purtroppo di non essere all'altezza. Vi prego di verificare, di recuperare alcune, non me le ricordo le partite, ma anche in Serie A e anche in questa stagione. Io penso che questi episodi, ma certo che le ha fatte in Serie A, ma le farebbe società, anche adesso, magari le società e i tesserati se li meritino questi errori, se li meritino in tutti, perché in tutti i campi della della vita ci sono dei congressi, dei momenti in cui intorno a un tavolo si determinano delle regole. Se quando hanno introdotto i multa velox ogni comune avesse fatto come gli pareva, uno metteva il limite a 70 all'ora, uno a 80, uno a 65, uno la multa a 40 euro, uno a 20 euro, l'altro a... Il multa velox, che è uno strumento fondamentale, diventava un troiaio. Come lo è diventato il VAR? Non si capisce niente.
Non si capisce niente, perché chi decide, quando, come, chi vede. Poi alla fine, se c'è una, tra il fallo di D'Ambrosio e un rigore, c'è un abisso, perché questo abisso è mediocre. Tu gli puoi mettere anche uno schermo tridimensionale, ma è modesto e mediocre, e questo problema non si risolve. Però solleva ancora una volta il problema del fatto che la regolamentazione di questo strumento va certificata, va unanimizzata, Unanimizzata. Perché se no ogni cosa. Ho capito, Luca. A Milano hanno annullato un gol a Borini l'altro giorno, venerdì sera, per l'articolo 12,27, paragrafo 18,12, perché era un'ostruzione su un fuorigioco, laterale di Cutrone che non partecipa all'azione. 3-0, se ne frega, ma fai una roba del genere al 40esimo, che è corretta a termini di regolamento, ma non si capisce, no. Ma perché uno, allora si chiede, lo spettatore neutrale, perché uno si è andato a prendere la briga di vedere che Cutrone fa l'ostacolo di uno che è sul 3-0 due minuti alla fine, e poi non vanno a rivedere Zaza atterrato nell'area della Juve, o Suso da Color, o questioni come queste? La gente non capisce niente, quindi perde di importanza anche uno strumento che scusami Luca, ma se su sei partite nane sbaglia 5, non va più fatto arbitrare, no, ma non va a portare, cioè, ma scusami la Serie B non è il Montepremi che arriva l'ultimo, no, e lo mandi a fare l'arbitro. Allora, se tu guarda, io non sono sorpreso, però se l'utilizzo del VAR è questo, le partite hanno perso tutto. Cioè, se tu non guardi ad occhio nudo delle cose, il 70%, il 50%, non ci arrivi tu, come diceva Mutti, no? Su situazioni che non devi andare neanche al VAR. Certo. Ci devi arrivare tu. Ma non è che su ogni cosa mi devo. Cioè, quelli che poi leggono sempre col gobbo, leggeranno sempre col gobbo. Certo. Ma ogni tanto dovrestero leggere col gobbo. Chi non ha il gobbo è Longari dal touch. Longari, buonasera, ben ritrovato, aiuto. Buonasera. Vai. Buonasera, sì, vi aiuto a ricostruire un po' anche quanto ha detto Giovanni, perché rispetto all'applicazione del VAR, forse il vero errore è stato proprio qui, nell'aiuto che è mancato. Mostriamo insieme le immagini alle quali stavamo facendo riferimento poc'anzi, ovvero quelle del contatto pregresso tra D'Ambrosio e Federico Chiesa, che poteva, doveva essere sanzionato da parte del direttore di gara antecedente al tocco di petto, sanzionato in maniera sbagliata. C'era anche questo contatto che avrebbe evidentemente potuto evitare ed annullare tutte le discussioni che sono scaturite successivamente, che invece poi ci sono state, nonostante questo episodio che non è stato preso in considerazione. Lì non c'era bisogno del VAR, l'arbitro è a due metri, non può non vedere il fallo. Esatto. Non lo può come non fai vedere. Non se non lo vede, questa. Non deve più arbitrare. Ma il VAR se tu vai, se tu vai al VAR per una situazione del genere, io ti devono togliere il 70% del tuo rimborso, che è altro. Certo. Se tu vai al VAR per il 70% lo devi dare in beneficenza, perché significa che hai bisogno sempre. È una proposta che dobbiamo fare subito, pure io posso farla così la cosa, vada al VAR, scusami, vada al VAR, hai un problema, vada al VAR, ma non si può, quante volte vuoi andare al VAR? 18 volte, su una situazione che devi decidere da solo, allora mi restituisci l'80%. Io ho un amico che risolve tutti i problemi al VAR, ma paga lui però. Vado avanti, sì, io ho sbagliato tutto in quasi, questo caso. Beh, io direi che appunto la discussione focalizza e nuclea che il responsabile numero uno è stato l'arbitro, non solo per l'ultima decisione che ha preso, ma anche perché non ne aveva azzeccato una prima, e anche pochissimi minuti prima, pochissimi secondi prima, perché lì Chiesa fa un fallo su D'Ambrosio evidente, plateale, cioè non visibile, c'è niente solare da rivedere, quello è un fallo da sanzionare, e quindi credo che a questo punto il VAR come strumento vada assolto. C'è da regolare, c'è da stabilire chi comanda. Una cosa è certa, Michele, non si arbitra più da soli, cioè un arbitro deve capire che non è più solo e deve assumersi le sue responsabilità per quanto riguarda la gran parte della partita, perché lui è l'arbitro centrale. Però se viene richiamato dal VAR e gli dice, come gli ha detto al centesimo minuto, quindi e gli dice anche vai il barista ci ha pensato su un attimino, vai per a rivederti dire. L'azione Giancarlo, mi interessa sapere un vostro parere. Arbitro, collega, si cambiano
E ogni arbitro invece si fa una sua struttura anche di fiducia e mandi lui 3-4 persone a lavare l'arbitro. Ma è possibile? Come fai? Un arbitro non può designare i suoi collaboratori, uno staff. Avere uno staff. Guardate, qualche rotazione un po' ripetitiva, se voi guardate le designazioni la vedete. Poi è chiaro che ci sono le categorie. Vi faccio un esempio. La VAR è stata introdotta in Champions League. Vi siete accorti che il miglior varista del mondo, che è italiano, si chiama Irrati, è stato designato per 2/8 di finale? Cioè, noi abbiamo avuto questa anomalia, fra virgolette, per cui c'è un arbitro, perché è a tutti gli effetti un arbitro, che ha arbitrato, seppur da varista, 2/8 di finale nello stesso turno, non andata e ritorno. Sì. Questo ti dice che, ad esempio, noi abbiamo delle eccellenze, dei fuoriclasse, Irrati è un fuoriclasse, poi ogni tanto la Cappella, anche in questa stagione, la fa anche lui. E poi purtroppo ci sono le situazioni dove manca proprio la qualità, che è la cosa principale. Però il VAR è stato pensato apposta perché non si vedessero scempi come quelli di ieri sera. E poi arrivo anche all'altra, cioè a me piacerebbe che ognuno avesse il suo team, quindi se a me mi scappa una cosa, io devo avere una persona mia di fiducia che mi dice guarda che io l'ho vista così e tu ti devi fidare. Ciecamente. Esatto. Come si faceva una volta che c'era l'arbitro e i suoi due... Però posso farvi una domanda? Al di là dell'ultima occasione, quindi la chiedo a Capuano, però allargo la discussione. Il rigore per l'Inter c'era? Quindi il VAR? No, il rigore per l'Inter... Tu dici quello che è stato concesso. Questo salta con la mano completamente fuori. E lì è stato tutto perfetto, perché ad occhio nudo non se n'era accorto nessuno. No, se ne erano accorti un paio di giocatori dell'Inter, perché se tu guardi le immagini c'è qualcuno che protesta. Un centimetro, qualcuno ha alzato la mano, come succede. Ma però l'hanno visto. Il gol di Biraghi era da annullare perché Muriel fa fallo. L'errore è su quell'aspetto che poi è decisivo, perché è il 3-3 della Fiorentina al 101esimo, come giustamente dici tu. Però negli altri casi ha fatto bene Abisso ad andare al VAR, e il VAR comunque Ma noi abbiamo avuto la controprova in Atletico Madrid Juventus di quanto sia importante il VAR, usato anche forzando un po' il protocollo, perché Atletico Madrid Juventus senza il VAR, in una serata dell'arbitro tipo quella di Abisso, cioè che non ne aveva presa una in campo, rischiava di finire 4-0. Poi non è, magari la Juve va fuori uguale, però la Juve adesso ha una partita di ritorno da giocarsi, ha perso meritatamente, ma può giocarsi una partita di ritorno. Voi immaginatevi cosa sarebbe stata senza VAR, era 4-0 senza VAR la partita di Madrid. Tra quindi, poco parleremo della guai Juventus, guai a buttar via il bambino con l'acqua sporca. Sentiamolo Beppe Marotta, però, perché ieri Spalletti è andato giù duro sul tema VAR, sugli arbitri. Oggi, il giorno dopo, ha parlato anche Beppe Marotta, sentiamolo. Sento di condannare un arbitro, dico che forse il sistema va oleato meglio, va rivisto meglio, perché evidentemente qualcosa non ha funzionato, quindi non sta a me indicare il colpevole o i colpevoli. Sicuramente questo lo considero, ripeto, per come si è svolto, un danno irreparabile per l'economia di una stagione per l'Inter. Spero che non sia fatale al termine del campionato. Il mio rammarico, come detto, è proprio perché con lo strumento della VAR ci devono essere delle valutazioni oggettive, e oggettivamente parlando nessuno avrebbe potuto indicare nel gesto di D'Ambrosio un gesto che ha mandato poi il giocatore a colpire la palla con una mano. Questo è veramente dell'incredibile, perché è veramente qualcosa che io ricordo benissimo da quando c'è la VAR, ritengo sia l'errore più grosso, ma anche grossolano, perché poi l'arbitro comunque era, diciamo, a breve distanza da ciò che è accaduto. Abbiamo subito un danno notevole, speriamo che questo danno non sia irreparabile nell'economia di questa stagione, sarebbe veramente grave. Soprattutto un danno che si è consumato nell'epilogo della gara, e quindi è diverso rispetto a un torto subito al quinto del primo tempo, dove ci sono ancora tantissimi minuti da giocare. Questa era una partita che ormai aveva preso una china assolutamente chiara e definita. Però questa è la premessa. Il grande rammarico che ho come dirigente di calcio è quello che noi, come Movimento Calcistico Italiano, come federazione, abbiamo investito molto su questo strumento, proprio perché diventasse uno strumento a disposizione della classe arbitrale, non per eliminare e debellare tutti gli errori, bensì invece per ridurre questi errori. E quindi l'uso deve essere un uso assolutamente scrupoloso, un uso razionale,
e davanti a una situazione del genere dove si confonde la soggettività con l'oggettività, chiaramente rimango basito, rimango deluso per lo sforzo che abbiamo fatto di introdurre questo strumento. Marotta deluso, basito, queste sono le dichiarazioni il giorno dopo i fatti di Firenze, però al di là del VAR possiamo vedere, grazie anche alla coordinatrice delle grafiche di Sport Italia Silvia Toia con il coordinamento di Piero Vitiello, un po' i mesi nero-azzurri di un Inter che comunque non funziona, poi al di là di quello che è successo, che però ovviamente fa la differenza, dal 19 gennaio al 9 febbraio Inter Sassuolo 0-0, Torino Inter 1-0, Inter Lazio fuori ai rigori in Coppa Italia, Inter Bologna 0-1, Parma Inter 0-1, 2 gol fatti, 3 subite, 3 sconfitte e 2 pareggi. Dal 14 febbraio al 24 febbraio l'Inter vince a Vienna, poi l'Inter vince con la Samp, vince con Rapid Vienna in casa e fa 3-3 con la Fiorentina. 10 gol fatti, 4 gol subiti, 3 vittorie e un pareggio, quindi 2 mesi nero-azzurri, uno nero e l'altro di sicuro nettamente in crescita. C'è però da analizzare anche un Inter che al di là del VAR, comunque senza Icardi, continua a fare punti e continua a portare a casa comunque un buon bottino. Giancarlo Padovani. Beh, ieri il bottino era pieno, a casa, ancora una era volta pieno, ed era la quarta o quinta partita che avrebbe vinto, che vinceva senza Icardi. Io penso in tutta sincerità che l'Inter stia giocando contro Icardi. E io penso che i giocatori abbiano, non, senza bisogno di fare patti o cene, abbiano stabilito chi è il nemico, chi era il destabilizzatore dello spogliatoio e che stiano giocando contro di lui. La dimostrazione viene non solo da come alcuni hanno cambiato completamente atteggiamento e movente di spirito di squadra, ma anche dall'esultanza di Politano quando ieri sera ha messo le mani. Lo riprende. Appunto, ha messo le mani, bravo, bravo. Alla Icardi. Volevo arrivare. Aiutami Longari dal touch. Segna Politano. Datemi sia il gol di Politano, ma poi anche i frame immagine cortesemente Longari, perché lui mette le mani dietro le orecchie alla Icardi e Perisic però gliele toglie e lo va a rimproverare. Sì, quindi era una dedica, non era una provocazione quella di Politano. No, però voglio dire, però, se chi sono i nemici numero uno? No, però lui al Sassuolo lo insultava in quel modo, eh? Cosa, scusa Alfredo? Lui al Sassuolo esultava in quel modo. Infatti volevo dirlo anch'io, non era la prima volta che esultava. Sì, ho capito, però. Sì, ma perché allora Perisic? No, al Sassuolo esultava in quel modo. Appunto, perché Perisic? Te lo dico io, Giancarlo. Perché Perisic non ha mai visto il gol al Sassuolo. Siccome era un momento determinante della partita, non voleva che Politano sprecasse delle energie, alzare le braccia e mettere. Ma poi mi fai fare una domanda al direttore? Indipendentemente, ha fatto una lettura. La domanda è: questa è la chiave tattica, sì, che erano Peccalossi. Sicuramente ci mancava e ci aiuta a proseguire su questo discorso di analisi prettamente tattiche. Quindi lo dobbiamo sicuramente ringraziare. No, a me la cosa più importante è la cartina di tornasole, Perisic. C'è Perisic, c'era prima il cugino che non ha mai giocato a pallone, c'è questo che è tornato Perisic, quello giusto. Si capisce che dentro lo spogliatoio si respiri un'aria completamente diversa e che ci sia stata una trasformazione, addirittura lo va a prendere quasi per le orecchie. Perisic è tornato quello delle valutazioni iperboliche. E si capisce, come abbiamo detto prima, che quella situazione, che paradossalmente e non paradossalmente andrà risolta il 7 marzo, l'ultimo controllo, poi vedremo se ci saranno altre cose, perché il controllo è un controllo al 7 marzo, poi ci sarà il derby. Io credo che alla lunga avere soltanto Lautaro possa non pagare, però è un'area completamente diversa. C'è proprio l'immagine, se volete la possiamo vedere, di Perisic che toglie il braccio di Politano, perché nel fermo immagine non si vedeva molto chiaramente. Guardate l'immagine, Politano che esulta e Perisic che gli prende la mano e gliela leva abbastanza con forza. Fare la domanda secca, poi risponde Borto. Ecco. Borto. Cioè, io vi ho ascoltato, un bel quadretto, Perisic che adesso non è più il cugino, questi che giocano contro Icardi. Cioè, ma questa roba qui è un buon viatico con 3 mesi di stagione o significa che comunque c'è qualcosa che non è del tutto sotto controllo? Sentiamo molti perché che contro io voglio dire che sono risultati da una banda all'altra, scusate. Sì, no. Ma io penso che a livello di spogliatoio una reazione così effettivamente è un Inter un po' diverso. È nata anche dalla necessità dell'Inter di essere così, al di là del caso Icardi, perché l'Inter non poteva sprecare un'annata così importante.
Cioè, giustamente il caso Icardi può aver influenzato, può aver condizionato lo spogliatoio, turbato certe situazioni, però responsabilità dell'annata è sulle spalle dei giocatori e dell'allenatore. Non potevano andare avanti in quella maniera. Vero, Bortolo, è vero, però un mese fa, a prescindere dal caso Icardi, Gagliardini voleva andare via, Candreva voleva andare via, Perisic ma c'era il mercato aperto, ricompattarsi solo esclusivamente contro Icardi, ma, o c'è una paraculite inguaribile, eccolo. O se no ci sono delle altre situazioni. Per me sicuramente a mercato aperto certe situazioni personali hanno un pochino creato delle situazioni di destabilizzazione. Però adesso il mercato di Perisic è stato aperto da agosto al 31 gennaio, perché Perisic ha fatto sciopero, però, fra virgolette, è anche dalla prima giornata fino al 31 agosto. Capito, non è che ha fatto sciopero due settimane. Però il caso Icardi non doveva diventare un alibi per una annata buttata via, doveva andarsi una svegliata comunque. È chiaro, adesso è giusto. Mi piace ragionare con i numeri. Allora, il primo numero è che Perisic con Icardi, anche se magari non hanno mai legato tantissimo, perché non è la prima volta che si parla, che diciamo non sono due amiconi, in due anni, quelli precedenti, prima di fare sciopero per tre mesi, aveva fatto 22 gol e 23 assist, quindi evidentemente poteva giocare con Icardi, non c'era questo problema insormontabile, e mi sembra che nella prima parte di questa stagione abbia tirato più la carretta Icardi di quello che abbia fatto Perisic, giusto per rimettere un attimino le cose a posto. Sì, Giovanni, ma sei meglio di me che non conta questo. No, conta invece, conta. Conta molto perché quando si spacca, quando si spacca, quello che è capace di fare, sì. L'Inter probabilmente sarebbe con il Napoli certo, seconda, appunto, no? Appunto non contano, quei gol. Si è spaccato tutto, quei numeri non contano. Sì, Perisic non avrebbe fatto neanche il 20%. Perché i giocatori non devono arrivare i palloni. Stanno giocando contro di lui. Appunto, perché questo pensiero è allora, il pensiero di Icardi. Ecco perché non contano quei numeri. Appunto, sono d'accordo. Ecco perché quei numeri non contano più. Perisic avrebbe fatto il 10% di Perisic. Adesso è tornato uno degli esteri. Come mai? Io non credo che lo spogliatoio giochi contro un proprio compagno. Assolutamente. Possono esserci dei problemi, mister. Se dentro gli spogliatoi funziona tutto in modo liscio, Alfredo, andiamo a raccontare le barzellette da altre parte. Giovanni, rispondimi tu. Perisic all'improvviso è la comunicazione su questo problema. Cioè, qui noi passiamo e io vi ascolto. E sicuramente avete ragione. Scusami. No, non sono fatti. Perché voi non mi potete dire che il problema di Perisic quest'anno è nato perché Vandanara a inizio gennaio a Tiki-Taka ha detto quella frase lì. Voi non me lo potete dire. Ma non voglio parlare di Tiki-Taka, se no ci mettiamo a piangere tutti quanti. Non dobbiamo mica piangere stasera. Ho detto una cosa diversa. Mi dovete spiegare per quale motivo all'improvviso Perisic sia uscito dalla lavatrice. Perché a me Tiki-Taka le piante non mi interessa. Mi dovete spiegare questo. Alfredo, no, io non ho garantito niente. Gentilmente, Alfredo, aiutatemi. Come mai all'improvviso? Allora, Alfredo, dico perché prima non faceva il suo dovere. Ecco. Doveva fare il suo dovere anche prima, al di là che aveva dei problemi con un compagno. E lui doveva giocare da professionista. Però, tu hai detto che lo spogliatoio non porta dietro questi problemi. Adesso stai dicendo una cosa diversa. No, però allora io ti sto dicendo. Adesso stai dicendo il contrario. Di prima, mister. Sto dicendo il contrario. Sto dicendo che uno spogliatoio non può giocare contro un compagno maniera così a sua, proprio un po' evidente. Sì, però appena adesso era hai detto dovere che di prima dava anche il 10%. Comunque sapete qual è stato secondo me il miglior tempo dell'Inter di questi ultimi due mesi che avete messo in grafica insieme a una parte della partita di Firenze? È stato il secondo tempo di Parma-Inter, che era l'Inter ancora dove tutti giocavano con Icardi, che è il cattivone di questa situazione. Perché noi ci dimentichiamo lui non stava giocando bene. Ma se gli stavano giocando contro, e se vi ricordate, se torniamo a quella sera, stiamo parlando di un altro che è un dead man walking, che è Spalletti. Che quella sera esce con delle frasi che sono molto più pesanti, se vogliamo, di quelle di Vandanara. Sì. E lui parla di Marotta, dei direttori della società, ed è un mese che deride Marotta, i direttori della società, le scelte, la politica di comunicazione, eccetera. Poi improvvisamente
dopo quella che secondo me è già un Inter che ti fa vedere che sta uscendo dalla crisi di risultati, perché vince una partita difficile con un gran secondo tempo, improvvisamente esplode il caso Icardi e il cattivo diventa Icardi e gli altri diventano tutti buoni. No, io non francamente diventano tutti trovo buoni, asimmetrico Giovanni. questa non diventano tutti buoni, solo che si sono la sua uscita li ha fatti, come si dice con un verbo brutto ma un po' abbastanza efficace, ricompattare, cioè si sono uniti nel nome di facciamo vedere a chi sta fuori, diciamo così adesso, se siamo o non siamo una squadra di valore, di sostanza, di levatura. E secondo il mio punto di vista di Simeone anche, scusa Giancarlo. Sì, di Simeone che si tocca. Ecco. Io non penso che una squadra sia succube di un giocatore. Uno spogliatoio deve avere la forza anche di affrontare Icardi a un certo punto. Se poi certi problemi. Insomma, ma Icardi non va nello spogliatoio. Però scusa, mister, nel momento in cui la signora li prende tutti per il colletto e dice alla signora che quello è scarso, quell'altro deve andare, quell'altro deve fare, quell'altro gliela deve passare, quell'altro gliela deve mettere sul dischetto, scusami dai, a un certo punto basta, perché non è che queste cose credo possano in qualsiasi ambiente di lavoro possano avere una sopportazione illimitata, basta, non ne puoi più, basta, lei e lui, noi siamo sì, una squadra. Se sai che lei è, soprattutto se sai che lei parla per la bocca di lui, io non so, io chiedo a voi due se non è mai successo in uno spogliatoio che uno spogliatoio mettesse in fuorigioco un suo giocatore, secondo me sì. Allora, secondo problemi me sì. Ci sono in tutti gli spogliatoi a volte. No, però cioè, questo è la dinamica dello spogliatoio che a volte ti porta a crearti delle situazioni anche a volte effettivamente difficili di soluzione, non facili di soluzione. Però a un certo punto ci sono degli interessi comuni che vanno certo. Al di là del rancore o delle situazioni che possono essere, diciamo così, le chiacchiere della moglie di Van Damar. Cioè, è la squadra, il campionato, sono ci sono degli obiettivi. Sono accuse pesanti, ma non sono chiacchiere. Ma come? Ma sì, ma me li insegni, mister? Non sono chiacchiere, sono accuse pesanti. Ma se te devi essere schiavo di uno che... Ma no... Ma gli interessi comuni per chi frequenta uno spogliatoio, anche in Serie Z, quando accadono queste cose, ti spacchi. Allora, è inevitabile. Allora, tu lo sai meglio di me. Ma allora, Alfredo, io penso che uno spogliatoio. Allora, se lo spogliatoio era forte, che è diventato forte adesso lo spogliatoio, doveva essere forte anche prima. Dire, senti capitano, stai rompendo le scatole con questi atteggiamenti di tua moglie. Secondo te, questa è la forza dello spogliatoio. Tagliare le cose a forza. Quando le non sono più. Ma quale forza? Ma dai, ma scherziamo. Non, più, non, cioè, non forza, puoi andare in balia di una signora. Ma se tu dici meglio due assist in più che un aumento di stipendio, sono cose pesanti. Allora, a lunedì senti, per rendere il mio ma lo spacchi per il 60%. In meno lo spogliatoio, ma scherzi. Lo spacchi per uno sguardo sbagliato. Allora, spogliatoio che vale poco se non è stato in grado di risolvere un problema del genere. Ma infatti, adesso detto che è stato un intervento tardivo. L'avrebbero dovuto fare due mesi prima, avrebbero 7-8 punti in più in classifica. Secondo me, bello, perché adesso la domanda è quella che diceva prima Alfredo: la domanda finale è questa. L'Inter senza Icardi fino a fine stagione, operazione o non operazione, arriva nelle prime quattro senza Icardi? Oltre Lautaro c'è anche Keita. Ecco, questa domanda ci dobbiamo fermare, non avremo una risposta se non con il campo. Tra poco invece domande e risposte sul tema Juventus.